ragazzi, oggi abbiamo due esordienti. Quello è forte. Come li chiami? Andrea. Forte. Andrea. Roberto. Per Andrea e Roberto, i pip. Ura! Adesso premate. Hai tolto. Pronti? Pronti? Atleti, premate, Iora, sono qui. Corriamo tutti insieme. Vera, Rani, Eruscio, Eruscio, Eruscio. Con il loro impegno e il loro è lei. Eccoli. Attenzione, attenzione giudici, giuria, cronometristi, Congo che va a tagliare il traguardo. Il numero 6. Luca, portami l'elenco degli atleti. Seguito dal questo numero andale. 32-33. Così susseguono gli arrivi. Non leggo il numero. Un atleta di casa è Troia Daniele che taglia il traguardo in questo momento. Terzo Marco Quaglia, Top Runners Castelli Romani con 33 primi e 12 sole, che ha aiutato i concorrenti nella svolgere la loro gara. Se andate al ristoro e consegnate il chip, subito consegnate il chip. Prosegue intanto l'arrivo dei concorrenti. I primi tre hanno impiegato 32-33 minuti per percorrere i 9600 metri del percorso di gara, rispettivamente con 32 primi, 33 secondi, 32, 42, 33 e 12. Questa è la classifica che c'è. Veloci, precisi nel loro lavoro, stanno rilevando i tempi di tutti gli atleti attraverso il chip che gli atleti hanno sulla scarpa. Dove va quello che ha la cosa ancora? Dove va? 6:30. Ed eccomi, questa dovrebbe essere la prima donna. 430. E lei? È la 403, se non vado errato? Alle 9:20. Podistica Solidarietà ha impiegato 36 primi e 59 secondi. La terza. Sì, la prima donna. La prima donna. Ma non fa niente, non lo so, io perché devo andare a lavorare, però. Scrivi, bene, ecco la tempestività dell'apparato cronometrico che sta servendo questa dodicesima edizione del Corri per il Lago, con la classifica delle prime tre donne. Michela, prima Michela Ciprietti, Solidarietà, Podistica Solidarietà, 36 primi, 59 secondi. Seconda Anna Alberti del Circolo Canottieri Aniene con 39 primi e 9 secondi.
terza Simona Magrini della Olympique Montecompatri con 39 primi e 38 secondi. Atleti, andate al ristoro, intanto toglietevi il chip e riconsegnate. Porto anche i rigorini a fare scarpe e tutto il resto. Senti, non so, poi ci sono scarpe. Classifica del maschile. Primo posto per Antonio Miggiano dell'Atletica Colleferro con 32 primi e 33 secondi. Secondo Alessandro Di Lello della Athletic Terni con 32 primi e 42 secondi. Terzo Marco Quaglia della Top Runners Castelli Romani con 33 primi e 12 secondi. Questi erano i primi tre e le prime tre classificati della 12ª edizione della Corri per il Lago, organizzata dalla Libertas Atletica Castel Gandolfo Albano, cooperativo dei Castelli Romani, ai quali va il nostro più sentito ringraziamento. Arriva l'atleta castellano Sampei, detto Emiliano, reduce dalla maratona della Grande Mela. Sì, lui è stato a New York, ha impiegato due giorni per fare la maratona, però è partito ed è arrivato. Grande Emiliano, c'è il papà che sorride, papà e mamma, ma rimedio pure qualche scappellotto. Emiliano è un grande perché oltre ad aver partecipato all'organizzazione e addirittura stamattina si è andato a caricare le stelle di Natale, le ha portate giù, poi si è cambiato, è partito, ha fatto la gara, è arrivato. Ma che volete di più da sto figlio, vorrei sapere io. Classificati e le prime tre atlete classificate di questa 12ª edizione della Corri per il Lago, organizzata dalla Libertas Atletica Castel Gandolfo Albano. Bravi, complimenti a chi applaudite e applaudiamo anche noi, facciamo i complimenti a chi? Complimenti a Ilaria, perché? Perché? Perché è bravissima, complimenti a Ilaria, perché è bravissima. Se lo dicono i suoi compagni di squadra c'è da crederci. Ma dove sta Tania? Dove di là? Ah, buongiorno, buongiorno al cavalier Vincenzo Di Pietro, benvenuto presidente del... Allora diamo un ringraziamento ai nostri sponsor che grazie alla loro collaborazione si è potuto organizzare.